Ambito complementi sulle equazioni differenziali del secondo ordine, volevo ricavare quella che si chiama la forma normale dell'equazione, questa qui, y secondo di x più f di x, y primo di x più g di x più y uguale 0. Forma normale che vuol dire che praticamente noi possiamo mettere questa equazione in, come si suol dire, in forma normale, però non proprio questa, ma una cosa del tipo, cambiamola, y grande uguale a f grande di x y grande, chiamato grande, y di x. Forma normale in questo modo non lo è, no? Perché qui c'è ancora, invece voglio che sparisca praticamente questo termine. Allora cosa faccio? Prendo, faccio una sostituzione e considero che y sia il prodotto di due funzioni, u e v. Poi faccio le derivate, prima e seconda, sostituisco e vediamo cosa viene. Allora viene u primo x v di x più u di x v primo di x. E questa è la derivata prima. Facciamo la derivata seconda, per brevità lascio le x perché sennò troppe x imbrogliano. Più u primo più u primo più u v secondo. Allora qui questi si sommano per cui viene u secondo v più 2 u primo più v secondo. Allora sostituendo ci troviamo u secondo v più 2 u primo più u v secondo più f che moltiplica y primo, quindi f u primo v più f u v primo più g u v uguale 0. Allora, ora facciamo una cosa. Allora, mettiamo in evidenza v, allora quindi abbiamo u secondo più u secondo v più f u primo, dunque quindi v sta qua e qua, più gu più v primo. Allora, v primo c'ha 2 u primo più f u più v secondo c'ha solo u uguale 0. Allora, se scegliamo, non abbiamo detto niente, no? Ho solo detto, prendiamo u prendiamo y come prodotto di due funzioni. Allora, se scegliamo u in modo che, due u primo più f sia uguale a 0, quindi u primo uguale meno f diviso 2, quindi basta pigliare u uguale a U primo UF, sennò è l'opposto. Quindi U primo su U uguale meno F mezzi, quindi si tratta di integrare questa equazione differenziale e basta che sia U uguale elevato a meno un mezzo integrale di F, basta risolvere questa, viene logaritmo, insomma, si fa. Allora, se prendiamo u uguale a questo, questo è 0, di conseguenza questo termine non c'è, e quindi abbiamo che la nostra equazione, allora questo non mi serve già più, tanto ce l'ho scritta qua, la nostra equazione diventa v u secondo più f, poi vedremo cos'è questa, più gu, questo va via, più v secondo u uguale 0. Allora, se detto che u
è elevato a meno un mezzo integrale di f in dx, f funzione di x. Allora, se calcoliamo un primo, questo viene elevato a meno un mezzo integrale di f, per f, per f meno un mezzo. Oh, quando si va a calcolare un secondo, allora viene meno un mezzo f primo per elevato a meno l'integrale di f, meno un mezzo f elevato a meno integrale di f, ancora per f, quindi viene f quadro. Ancora, mezzo, ancora per un mezzo, quindi qui viene un quarto. Allora, quindi la nostra equazione diventa V che moltiplica meno un mezzo, facciamo così, meno un mezzo F primo elevato a meno integrale di F, un mezzo integrale di F. Poi, più, dunque, qui veniva più, perché era per... era meno un mezzo, poi ancora si faceva la derivata e viene meno un mezzo, quindi viene più un quarto f quadro elevato a meno un mezzo integrale di f, poi viene ancora, dunque, e ho calcolato, allora, un secondo è questo qui, allora io lo tolgo, così almeno... e scrivo direttamente il risultato. Più f un primo, quindi si tratta di scrivere meno un mezzo f quadro, perché si moltiplica f per f, f più e elevato a un mezzo integrale di f per g. Allora, questo è tutto quello che sta a moltiplicare v più. Allora, quello che ha moltiplicato, questo sarà detto che sarà presa apposta la U in questo modo e quindi viene 0. Qui viene semplicemente V secondo per elevato a meno un mezzo integrale di F di X uguale 0. Allora, se si prende e semplicemente si divide per l'esponenziale, tanto è tutto è perfettamente lecito, allora abbiamo che V per meno un mezzo F primo più un quarto F quadro, perché qui viene meno un quarto F quadro, perché qui viene un quarto F quadro meno un mezzo F quadro, quindi meno un quarto F quadro più G più V secondo uguale a 0. E quindi con questa scelta di U, con questa scelta di U, abbiamo che l'equazione per V diventa V secondo più IV uguale 0, dove con I ho indicato questa espressione qui, meno un mezzo F primo meno un quarto F quadro più G. Oh, è chiaro che questa qui in generale dipenderà da x, però diciamo questa equazione ha il pregio di non contenere la derivata prima e di essere in forma normale, cioè derivata seconda uguale a un tot per la funzione, quindi è già in forma normale. Facciamo un esempio su un'equazione, allora la scrivo subito. Vediamo in un esempio di scrivere in forma normale un'equazione. Ho le equazioni più o meno sono sempre quelle, perché diciamo poco cambia. Allora, y secondo di x più x, y primo di x meno y di x uguale a 0. Allora, il coefficiente di y primo f di x è x e g di x è meno 1. Allora, se si calcola U, che sarebbe elevato a meno un mezzo integrale di F, viene elevato a meno un mezzo per squadro mezzi, meno un quarto per squadro. Ora questo un quarto, insomma, la cosa importante è la funzione, poi la costante, diciamo, è questa, ma insomma,
quello che conta è la forma della funzione. Allora, la I viene G meno un mezzo F primo meno un quarto F quadro. Allora, G è, se l'ha detto, meno 1. Meno un mezzo, allora la F è X, quindi F primo è 1, meno un quarto F quadro, allora X quadro. Allora, qui viene, allora riscriviamolo bene, quindi viene meno 1, meno un mezzo, meno un quarto X quadro, quindi meno 1 multiplo 4, quindi viene meno 4, meno 2, meno X quadro. Allora, si può scrivere con meno davanti, 4 al denominatore, e qui viene 6 più X quadro. Quindi il nostro I è questo. Noi sappiamo che la forma normale è V secondo più IV uguale 0, e quindi sarà V secondo più I, quindi meno un quarto V che moltiplica 6 più I quadro uguale 0. La soluzione, la nostra soluzione Y sarà uguale a Y di X a U di X, V di X, per cui diciamo V è Y fratto U, quindi Y fratto questo, quindi per un esponenziale, quindi V è Y per elevato a I quadro quarti. Insomma, poi uno deciderà cosa può trovare. Il vantaggio è di averla così, è scritta in forma normale. Tra l'altro non è proprio una costante la I, però per esempio a segno fisso, perché questo è una quantità, questo è sempre positivo, e quindi col meno davanti è sempre negativo, quindi è un qualcosa che può effettivamente servire a trovare le proprietà della soluzione, anche Y, perché tutto è governato, appunto, gli zeri di V sono gli zeri di Y e così via, e viceversa. Perché noi abbiamo trovato che la forma normale è questa, no? Allora, integriamo rispetto a X, rispetto a X. E quindi qui verrà V' più l'integrale di V in dx. Ora, integriamo tra 2, tra A e B. E prendiamo per A e B, due zeri consecutivi di V'. Allora, e supponiamo che I non cambi segno in A. Allora, ancorché, cioè, I possa essere costante, se è costante è meglio, però per esempio abbiamo visto in un esempio che veniva un numero più quadrato, no? Con un meno davanti, quindi era sempre negativa. Può succedere, ora farò un esempio. Allora, due zeri consecutivi vuol dire che in A e in B V' è 0, però tra A e B non sa nulla. Allora, questo viene 0. E quindi abbiamo che, integrando, qui viene 0, no? Allora abbiamo che l'integrale tra A e B di V in dx è uguale a 0. Allora, se I non cambia segno, vuol dire che V deve cambiare segno. Segno in AB. Perché è chiaro, no? V è una funzione continua, anche I è una funzione continua perché è fatta con funzione continua. Quindi... Però se I non cambia segno, l'abbiamo supposto noi, V per venire l'integrale 0 bisogna che sia negativo da una parte e positivo, cioè deve cambiare segno, se no non è possibile, se ha sempre lo stesso segno, questo non può essere 0. Quindi deve cambiare segno la V.
E se deve cambiare segno vuol dire che esiste uno zero di V in AB. Non in A e B, perché se le zero in A e B un cambia segno dentro AB e quindi non va bene. E quindi, quindi significa che abbiamo scoperto che V ha uno zero tra due zeri, tra due zeri consecutivi, consecutivi di V'. Quindi diciamo sono tra due zeri della derivata prima c'è uno zero della funzione. Dice noi non sappiamo nulla, vabbè, ma noi possiamo, a volte ci sono informazioni sulle equazioni differenziali che si possono desumere dall'equazione differenziale stessa o da altre informazioni, dipende dal problema che stiamo studiando, e quindi abbiamo queste informazioni che fra due zeri consecutivi della derivata prima c'è uno zero della funzione. Allora facciamo questo esempio, quindi cerchiamo forma normale, normale di questa cosa qua. Y secondo più 2y primo sen x più y 1 più sen quadro x uguale a 0. Allora, la funzione f è 2 sen x. La funzione g, è 1 più sen quadro x. Allora, per quanto visto, la i è g meno un mezzo f' meno un quarto f quadro. Quindi abbiamo 1 più sen quadro x meno un mezzo per la derivata, che è 2 cos x, quindi qui viene cos x, meno un quarto per il quadrato, quindi viene 4 sen quadro x. Quindi abbiamo 1 più sen quadro x meno cosen x meno sen quadro x. Allora, sen quadro e sen quadro si semplifica e viene 1 meno cos x. Dice, non viene costante. Va bene, non viene costante, però sicuramente questo è sempre maggiore o uguale a 0, non cambia segno. Quindi la forma normale dell'equazione è del tipo, cioè v secondo più 1 meno cosen x v uguale 0. Quindi allora la u è elevato a meno un mezzo integrale di sen x di 2 sen x in dx, quindi 2 vanno via, quindi è e alla cosen x. E la soluzione y di x è u per v, quindi è la cosen x per la soluzione v di x di questa equazione qua. E chiaramente, come vedete, gli zeri di y sono governati dagli zeri di v, e v ha uno zero fra due zeri di v'. Allora, insomma.